Io anche sono uno dei tanti giovani all'inizio, adesso non più giovane, che ha deciso di rimanere a Napoli. Rimanere a sud è più difficile, non c'è dubbio, è tutto più complicato, dalle cose semplici alle cose più complesse, ma anche tutto più bello. Evidentemente il nostro compito è quello di incentivare i giovani a non andare via. Quanti ne abbiamo visti che sono andati via non per scelta ma per necessità? E quindi il nostro obiettivo è quello di stimolare sicuramente i viaggi dei nostri giovani, ma non farli andare via per necessità. La seconda misura che mi ha molto colpito e mi ha trovato assai d'accordo, terre abbandonate o incolte, misura per la valorizzazione dei beni non utilizzati. Io ricordo anche quando fui sentito dalla commissione bicamerale che stava appunto lavorando sulla legge sulla sicurezza e sugli investimenti nel mezzogiorno, e quando portai anche l'esperienza della nostra città, che va in questa direzione. Va in questa direzione perché quando ti trovi di fronte a una crisi finanziaria che morde, a un comune senza soldi, in predissesto, in piano di riequilibrio, il patrimonio immobiliare inteso nella sua complessità, quindi non solo i beni immobili ma anche le terre, sono una grandissima opportunità a cui va dato un valore non solo monetario ma un valore sociale ed economico in senso anche creativo e lungo. Finirla con questa logica che un bene ha valore solo se c'è una controprestazione di natura monetaria. Stiamo dimostrando che, per esempio, mi sembra che si va in questa direzione anche a livello nazionale, che con procedure di evidenza pubblica dare la disponibilità, soprattutto ai più giovani, di entrare nella disponibilità di beni abbandonati, beni incolti, beni magari certe volte o che i privati abbandonano o che il pubblico non ha i finanziamenti a sufficienza per gestire, è una grande opportunità che non deve richiedere necessariamente una controprestazione monetaria per poterne avere un valore, ma quello di invece utilizzarlo come bene abbandonato che viene riqualificato, quindi un valore economico, un valore sociale, ma se mi consentite un valore di legalità e di lotta al crimine, perché quando un luogo abbandonato diventa luogo di attrazione, diventa un luogo con cui noi sottraiamo i tanti giovani che invece di fare magari stese o emulare dei submodelli che certe volte mediaticamente vengono messi come fatti quasi, come dire, da imitare, questo è un modo sicuramente importante. La seconda cosa, vorrei davvero, dopo 6 anni e mezzo di amministrazione di questa città, dopo 3 anni da sindaco della città metropolitana, ringraziare i tanti imprenditori, soprattutto giovani, che senza avere un euro di finanziamento pubblico hanno scelto di restare a Napoli e scelgono di restare nel mezzogiorno, investendo con competenza, con qualità, con passione, con coraggio, non piegando la schiena di fronte, non piegando la testa di fronte alla criminalità, e anche perché noi abbiamo voluto molto favorire, ovviamente vanno per titoli perché sarebbero tante le cose da dire, un rapporto diverso tra pubblico e privato. Basta le commissioni opache, basta i vincoli tra pubblico e privato di natura poco trasparente. Compito del pubblico, di un amministratore, è creare le condizioni perché in un territorio si possa investire con la libera concorrenza. Ecco perché allora, quando un privato investe nei nostri territori, la mia opinione è che non lo fa solo per la sua azienda, ma alla fine produce ricchezza per la comunità in cui si vive. Quindi è un nuovo concetto di bene comune e di senso di comunità che ci vede tutti insieme. Io devo registrare che nell'ultimo anno, ormai il ministro è quasi un anno che è presente il governo Gentiloni a governare il nostro paese, il livello di cooperazione istituzionale tra la città di Napoli, la città metropolitana e il governo nazionale è sicuramente migliorato. Vorrei citare il bando per le periferie, un metro, i patti per il sud, potremmo fare molti esempi, ma per titoli direi le infrastrutture, ovviamente insieme alla regione Campania, vorrei citare Bagnolo, vorrei citare le vele, potrei citare tante altre cose che fanno di Napoli una delle città dove in questo momento c'è il maggior numero di investimenti pubblici che camminano, vanno avanti, non si sperpera denaro pubblico e lo si fa con le mani pulite senza restituire indietro i fondi europei. Certo, per svoltare, per incentivare ancora di più le persone a restare nei nostri territori, per avere pubbliche amministrazioni ancora più efficienti, con una, magari meno formalismi e talvolta una burocrazia non sempre necessaria,
Noi ci attendiamo molto in queste ore, Ministro, dalla manovra economica che le commissioni bilancio di Camera e Senato stanno facendo, perché a nessuno sfugge, soprattutto alle autorevoli presenze di questa sala Italia, saluto anche il Ministro Martina che non avevo prima visto, che se i comuni sono messi in condizione di non poter far nulla e semplicemente di mettere in campo il bilancio per pagare gli stipendi o poco altro, e al di fuori della passione, del coraggio, dell'amore e della follia che ci mettiamo ogni giorno, ma non possiamo attivare le leve del turnover, non possiamo assumere giovani, siamo costretti o qualcuno ci vorrebbe costringere a mettere poi sul mercato i servizi di rilevanza costituzionale, o addirittura svendere i gioielli che sono i beni comuni dei nostri territori, così certo non si riesce a decollare come si potrebbe. Se invece si dà più forza ai territori, ai cittadini, ai giovani, agli imprenditori, ai comuni che rappresentano le istanze degli abitanti, che conoscono le sofferenze di un territorio, ma anche i desideri e i sogni, questo paese potrebbe avanzare più coeso, più unito nelle diversità, e sicuramente il Mezzogiorno che non ci appartiene è quello del lamento. In questi 6 anni e mezzo abbiamo dimostrato, ministri e autorità in questa città, che senza soldi, con tantissimi problemi, perché questa città è piena di sofferenze, mentre noi parliamo qui ci sono persone, ragazzi, disoccupati, che protestano all'esterno, questa città ha puntato proprio sulla sua forza, sulla sua umanità, sulla sua ricchezza, sulla sua bellezza e sulla sua capacità di non mollare. Poi che questo non appaia nelle statistiche, io ho sempre ritenuto che le statistiche sono molto relative, quando ci danno primi in qualcosa ci credo fino a un certo punto, salvo quando non siamo primi in campionato, che lo vedi, quindi stai là, quando siamo ultimi non ci credo per nulla, perché io vorrei capire come si fa a ritenere Napoli l'ultima o la penultima o la terzultima città d'Italia a livello di qualità della vita, perché io vedo le persone che stanno scegliendo Napoli, allora qualcuno mi deve spiegare come mai Napoli è la città più cliccata e non più per la monnezza, qualcuno mi deve spiegare perché Napoli è la città che negli ultimi 2 anni più cresce per turismo e cultura, o c'è un clima, come dire, di autoflagellazione globale, di persone che vengono a Napoli per soffrire, per stare male, per poi andarsene ancora più sofferenti di come siamo arrivati, oppure dobbiamo ritenere che qua i servizi non sono ancora all'altezza, che bisogna recuperare un gap importante, che lo stiamo facendo tutti insieme, che in questa città aumenta il numero delle persone che non si lamenta più ma si dà da fare. Questo credo che sia il modo migliore per dimostrare che a sud si può restare, che noi meridionali lo stiamo facendo, che lo abbiamo fatto anche quando qualcuno, molti non ci credevano, perché 6 anni fa nessuno credeva nel riscatto di Napoli, nessuno voleva venire a fare una mostra a Napoli, dovete solo pagare per far venire qualche artista a suonare la nostra città. Oggi abbiamo sempre il problema opposto di una città troppo viva, in cui devi trovare il punto di equilibrio tra chi vuole riposare e chi vuole vivere fino alle 5 del mattino. Quindi c'è da fare tanto, ma credo che la giornata di oggi, chiudo, è importante perché dimostra quello in cui abbiamo sempre creduto, che anche le idee differenti nella politica non devono mai essere di ostacolo alla cooperazione istituzionale. E in questo anno io sono testimone del fatto che abbiamo raggiunto risultati che qualche tempo fa nessuno pensava si potessero raggiungere. E questo è il frutto che ognuno, quando si è seduto al tavolo, ha rispettato l'interlocutore, ci si è confrontati, dalle idee diverse si è arrivato certe volte a una sintesi, a un equilibrio. Io credo che un paese che si trova in un momento di difficoltà da tanti punti di vista, Napoli ha dimostrato con tutti i suoi problemi, le sue sofferenze, che ce la si può fare anche quando il vento sembra tutto contrario. E oggi noi non ci sentiamo appagati del risultato raggiunto, anzi, siamo insoddisfatti del fatto di non poter avere ancora la possibilità normativa e finanziaria di garantire anche quei servizi che insieme ai giovani, all'umanità, alla cultura, ai beni comuni, al turismo stanno facendo ritornare Napoli a essere capitale non solo del Mezzogiorno, ma una delle metropoli più viste, più attenzionate in questo momento a livello nazionale e a livello internazionale. Quindi noi non faremo mancare mai la nostra cooperazione, adesso siamo impegnati perché tutti i cronoprogrammi che ci siamo dati
affinché si possano creare ragioni di investimento, di sviluppo e di lavoro, vengano rispettate. Pensate solo un po', e chiudo, appena partiranno nel vivo i cantieri, tutti i finanziamenti che insieme abbiamo messo in campo, comune, città metropolitana, regione Campania e governo, quanti posti di lavoro, e se a questi aggiungiamo che domani mattina firmiamo il protocollo con le principali organizzazioni sindacali della nostra città affinché una parte significativa della manodopera con le clausole sociali sia una manodopera partenopea, questo significa che non si parla solo di investimenti, di infrastrutture e di servizi, ma si parla di sviluppo, di economia e di lavoro. Quindi c'è una strategia, qualcuno pensava che questa città non avesse una strategia, invece finanche siamo riusciti a dimostrare, unendo delle diversità che sono partite da punti lontani, c'è una strategia e Napoli vuole rappresentare un punto importante di unità del paese per costruire ponti di dialogo, non scontri, ma essere una ricchezza non solo per i nostri colleghi meridionali, perché noi siamo molto vicini alle sofferenze del sud, ma perché vogliamo dimostrare che quello che qualcuno ancora pensa, che il sud sia il zavorra del paese, ho sempre pensato anche nei momenti più difficili che noi siamo una grande ricchezza, una grande opportunità, e lo stiamo dimostrando senza chiedere, ma innanzitutto mettendoci la faccia, il corpo, l'entusiasmo, le nostre energie, le nostre idee. Quindi buon lavoro e benvenuti a tutti quelli che non sono della nostra.